So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera, ancora qualche settimana per la riapertura del parcheggio Unicredit. I lavori stanno proseguendo e da domani l'intera area sarà riasfaltata. Da terminare l'installazione degli impianti di illuminazione e di videosorveglianza. Al via domani le iniziative dedicate alle celebrazioni per il 25 aprile. Tutti i dettagli nelle parole del Presidente del Consiglio Comunale, Serena Lenzotti. Presidente, il 25 aprile è una data importantissima, si parla della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Qual è il programma che l'amministrazione comunale ha riservato anche quest'anno per la cittadinanza? Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha intessuto un programma articolato assieme alle associazioni del territorio che anche questa volta sono le protagoniste. Il Circolo Alete Pagliani, il Circolo Ottavio Tassi, il Circolo Primo Maggio, ma il contributo importante dell'Istituto Storico di Modena che aprirà le iniziative del programma proprio il 19 di aprile, la sera, con uno spettacolo che si chiama Dalla notte all'alba della democrazia, la provincia modenese tra guerra, resistenza e dopoguerra, all'interno del quale lo storico Giovanni Taurasi racconterà assieme a due musicisti, tra i quali Grillenzoni, aneddoti, episodi fondamentali della Seconda Guerra Mondiale fino ad arrivare all'importante 2 giugno del 46, quindi di ampio respiro. Ricordiamo inoltre che le iniziative importanti sono anche quelle del 22 di aprile nel pomeriggio, che partirà da Piazza Garibaldi, sostenuto dal Circolo Alete Pagliani, all'interno del quale lo storico Daniel degli Esposti e la storica Paola Gemelli condurranno le persone lungo un percorso di narrazione sempre durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, Costituzione, che però è un percorso interessante perché è lo stesso che fanno i nostri ragazzi della quinta elementare, quelli che hanno deciso e hanno aderito a questo progetto promosso da Ampi Arci, che viene sostanzialmente ripercorso dagli adulti, quindi si abbrevia la distanza tra i nostri figli e i piccoli cittadini a quelli grandi, ripercorrendo questo tragitto che sarà molto interessante, anche perché ripercorrere la guerra della comunità fa sempre riflettere e ripensare alla narrazione più ampia, quella nazionale, europea, in questo caso qua mondiale. Parliamo invece proprio del 25, quali sono gli eventi che si terranno durante la giornata? La giornata, come consuetudine, il 25 aprile aprirà con le commemorazioni ufficiali, quindi alle ore 9:15 si terrà la messa presso la chiesa di San Francesco in Rocca, dopodiché partirà il corteo ufficiale all'interno del quale, durante il quale verranno deposte le corone nei cippi e nei luoghi di memoria fondamentale per la città di Sassuolo. Chiuderà il corteo il discorso del sindaco in Piazza Piccola, Piazza Garibaldi. Nel pomeriggio invece ci sarà una festa danzante popolare aperta a tutti, sia per chi ama il liscio sia per chi ama i balli di gruppo, curate dal Circolo Alete Pagliani, Ottavio Tassi e Primo Maggio, come ormai di consuetudine. L'amministrazione comunale comunque contribuisce sempre molto a queste iniziative, è un orgoglio proprio dare il proprio contributo. Sì, è un orgoglio, è fondamentale perché celebrare la liberazione è fondamentale, importante. Occorre sempre ribadire che cos'è una guerra, soprattutto in questo periodo dove venti di tempesta sembrano infuriare a livello mondiale e quest'anno, in questo preciso momento, la Siria è sotto gli occhi di tutti. Non è una semplice banalità riuscire a portare all'attenzione della cittadinanza questi eventi, perché sembrano sempre molto lontani. In realtà la guerra è sempre molto facile e molto vicina. Noi, attraverso una comunicazione che è quella istituzionale, con le commemorazioni, attraverso la narrazione, attraverso le nostre associazioni,
abbiamo necessità di far capire l'importanza del mantenere la pace, è un articolo fondamentale della nostra Costituzione, bisogna che ce l'abbiamo sempre molto ben presente, e visto che talvolta la Costituzione non viene sempre letta, cerchiamo degli strumenti, degli altri mezzi che siano teatrali, narrativi, comunicativi, che arrivano ai più proprio per dire la pace è importante e l'amministrazione comunale deve, ha l'obbligo di celebrare ma anche di mantenere la pace e cercare di far sentire la pace ai propri cittadini con le armi che abbiamo, che in questo caso qua è la comunicazione e l'iniziativa. Continuano in città gli incontri di quartiere. Prossimo appuntamento domani alle 20:30 nella sala civica di San Michele, dove la giunta incontrerà i cittadini per discutere dei problemi della zona. Passiamo allo sport. Partita cruciale questa sera per il Sassuolo Calcio, che sfiderà fuori casa l'Hellas Verona. Fondamentale fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. Grazie per essere stati con noi e arrivederci a domani. So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre.